Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Nel tutorial di oggi andiamo a vedere come realizzare questo bellissimo fiore che potete poi utilizzare come decorazione o applicazione su una borsa fatta sempre a uncinetto, su un capo di abbigliamento. Potete anche fare una ghirlanda di fiori da appendere in una stanzetta per bambini o anche nei nostri giardini. Io sono andata a usare tre colori diversi. Potete usare qualsiasi filato, cotone o acrilico. Adesso andiamo a vedere cosa ci occorre oltre che al filato. L'uncinetto, nel mio caso è l'uncinetto numero 4. Voi adeguerete l'uncinetto in base al filato che andate ad usare. Poi abbiamo bisogno di una forbice e di un ago da lana. Adesso non perdiamo altro tempo e mettiamoci subito al lavoro. Io vado a scegliere come primo colore il colore rosso. Andiamo a fare un anello magico. Ci alziamo con 3 catenelle. Una, due, tre. Queste 3 catenelle stanno per la nostra prima maglia alta. Adesso andiamo a fare altre 9 maglie alte per poi avere alla fine un totale di 10 maglie alte. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo all'interno del cerchio, peschiamo il filo, lo portiamo di qua, 3 asole sull'uncinetto, prendiamo il filo, passiamo prima attraverso le prime due asole, restano 2 asole. E poi passiamo attraverso le ultime due asole e abbiamo fatto così la nostra maglia alta. Filo sull'uncinetto, rientriamo nel cerchio, peschiamo il filo, passiamo prima attraverso le prime due, poi le ultime due e così andiamo a fare le nostre maglie alte fino a raggiungere un totale di 10. Quando abbiamo realizzato le nostre 10 maglie alte, tiriamo qua il filo d'inizio così l'anello si chiude e andiamo a chiudere questo primo giro. Se vi ricordate, all'inizio abbiamo iniziato con 3 catenelle, entriamo nella terza e andiamo a fare un punto bassissimo. Passiamo attraverso la maglia e attraverso l'asola che abbiamo sull'uncinetto. Una catenella, allunghiamo l'asola e tagliamo questo filo perché andiamo a fare un cambio colore. Tiriamo ancora bene il filo dell'inizio, così il nostro cerchio si chiude e andiamo a prendere l'ago e nascondiamo questo filo. Passiamo qua tutto intorno al nostro cerchio, inseriamo l'ago e facciamo passare ago e filo. Tiriamo bene e poi possiamo tagliare il filo. Ci procuriamo adesso il nostro secondo colore, che nel mio caso è un colore viola, e andiamo a agganciare il nostro uncinetto in una qualsiasi maglia del giro sottostante. Entriamo nelle due asole del punto. Prendiamo il filo nuovo, lo facciamo passare e andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Queste 3 catenelle stanno per la nostra prima maglia alta. Adesso andremo a fare un aumento in ogni maglia del giro sottostante. Ricordo che aumento significa che faremo due maglie nella stessa maglia. Per cui qui abbiamo le 3 catenelle che stanno per la prima maglia, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella stessa maglia e qui andiamo a ripetere una seconda maglia alta. Ci lavoriamo anche la codina, filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo punto e andiamo a fare anche qua la prima maglia alta e la seconda maglia alta. Nello stesso punto. Passiamo nel prossimo punto disponibile e andiamo a fare le prossime due maglie alte. Una, due,
e 2. Faremo 2 punti alti in tutte le maglie disponibili e alla fine del giro ci troveremo con 20 punti. Lavorato l'ultimo aumento, chiudiamo questo giro nella terza catenella, 1, 2, 3, che abbiamo fatto all'inizio del giro con un punto bassissimo. Facciamo una catenella, tagliamo il filo e lo sfiliamo. Adesso iniziamo il prossimo giro, ci prendiamo un colore nuovo, nel mio caso il colore è bianco. Adesso qua abbiamo sempre questi gruppi di 2 maglie alte. Scegliamo un qualsiasi gruppo e andiamo sulla prima maglia alta delle 2, entriamo con l'uncinetto, ci portiamo il filo nuovo di qua, andiamo a fare una catenella per fissare il filo e poi 2 catenelle, 1 e 2. Adesso saltiamo sulla prima maglia alta del prossimo gruppo da 2, entriamo sopra la prima maglia e facciamo un punto bassissimo. E abbiamo così fatto questo piccolissimo archetto. Ripetiamo 2 catenelle, 1, 2, saltiamo di nuovo sopra la prima maglia alta del prossimo gruppo di 2 maglie alte e andiamo anche qua a fare un punto bassissimo. 2 catenelle sulla prima maglia alta del prossimo gruppo da 2, entriamo e andiamo a fare un punto bassissimo. 2 catenelle, il prossimo gruppo da 2, sulla prima entriamo e facciamo un punto bassissimo. Così facciamo questi piccoli archetti formati da queste 2 catenelle. Andremo a fare questo lavoro per tutto il giro e poi ci rivediamo. Allora, lavorate le ultime 2 catenelle, andiamo a chiudere questo giro entrando nel punto dove siamo partiti con un punto bassissimo. Adesso abbiamo qua il nostro primo archetto, entriamo con l'uncinetto e andiamo a fare un punto basso. All'interno dello stesso archetto andiamo a realizzare, dopo il punto basso, 5 maglie alte. Filo sull'uncinetto, la prima maglia alta, la seconda maglia alta, la terza maglia alta, la quarta e la quinta. E dopo queste 5 maglie alte rientriamo sempre nello stesso archetto e andiamo a fare un punto basso. Allora, in questo archetto abbiamo fatto un punto basso, 5 maglie alte e un punto basso. Adesso prendiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, 1, 2, e qua abbiamo i nostri 2 gruppi di 2 maglie alte del giro sottostante. Andiamo a prendere la maglia alta che c'è proprio sotto questi 2 gruppi. Dopo aver preso 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo in questo modo con l'uncinetto. Entriamo, prendiamo la maglia, la abbracciamo da dietro e usciamo con l'uncinetto davanti. E andiamo a lavorare la nostra maglia alta doppia. Prendiamo il filo, abbiamo le 4 asole, attraverso le prime 2, attraverso le prossime 2, attraverso le ultime 2. Entriamo nel prossimo archetto e qua riprendiamo a fare un punto basso, le nostre 5 maglie alte, 1, 2, 3,
4 e 5, il punto basso, tutto nello stesso archetto e poi andiamo a fare 2 volte il giro del filo sull'uncinetto, prendiamo il prossimo punto libero, il primo l'abbiamo già lavorato. Giriamo leggermente il lavoro, entriamo in questo modo nel punto, passiamo da dietro, usciamo davanti con l'uncinetto e andiamo a fare la nostra maglia alta doppia. Usciamo da 2 e da 2. Tiriamo il filo e entriamo subito nel prossimo archetto disponibile. E qua riniziamo a fare prima il punto basso, 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5, il punto basso e poi prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto e andiamo a fare la nostra maglia alta doppia. Nella prossima maglia libera giriamo leggermente il lavoro, entriamo con l'uncinetto da dietro, abbracciamo il punto, usciamo davanti con l'uncinetto, prendiamo il filo e poi passiamo attraverso le prime 2 asole, le prossime 2, le ultime 2. E poi andiamo subito nel prossimo archetto libero e qua ripetiamo punto basso, 5 maglie alte, punto basso e poi la maglia alta doppia che andremo a lavorare nel prossimo punto alto che abbiamo sotto. Questo lo faremo per tutto il giro e poi ci rivediamo. E quando abbiamo lavorato nell'ultimo archetto, guardate che bello che è questo fiore. Andiamo a chiudere questo giro nel primo punto basso che abbiamo realizzato, entriamo e facciamo un punto bassissimo. Tiriamo bene il filo, facciamo una catenella, allunghiamo l'asola, lo tagliamo, sfiliamo il filo e poi ci prendiamo il nostro ago da lana e andiamo a nascondere questo filo e anche altri fili se ce ne dovessero essere. Facendo passare ago e filo all'interno delle maglie. Poi possiamo tagliare i fili. Prima questo l'ho nascosto lavorandoci sopra le maglie, lo posso tagliare. Ed ecco pronto qua il nostro bellissimo fiore. Io lo trovo veramente molto carino. Potete usare tantissimi colori. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!